Diciamo che i mercatini rappresentano un bel punto di gioia, di serenità, aprono un po' le feste natalizie, soprattutto quest'anno, vista la chiusura dello scorso anno. Ci auguriamo, insomma, che questo possa essere un mero inizio, speranza e un po' di gioia. Quando si pensa ai mercatini in genere si pensa a quelli che vengono organizzati nelle grandi città europee, ma in realtà se ne possono trovare di altrettanto belli anche nelle città italiane, ma soprattutto nei piccoli paesi come il nostro. Grazie all'associazione Polis, un'associazione non profit, organizza già da diversi anni questo evento con una serie di espositori si possono trovare molte cose gastronomiche o anche lavori fatti a mano, o addirittura troviamo anche tutte le decorazioni natalizie. Diciamo che per noi, in qualità di amministratori, perché rappresento qui anche il sindaco, che in realtà ha un altro impegno, quindi non può essere oggi presente, siamo davvero molto contenti dell'organizzazione di diversi eventi, tra cui anche questo, che insomma ci dà tanta, tanta gioia. Dopo aver parlato con l'assessore Buonanno, parliamo con Federica Lerra della sezione Polis. Domani c'è un evento particolare, noi e voi ci tenevate a ricordarlo, anche perché sembra che il tempo sia clemente, quindi accorrete tanti per fare cose. Sì, il nostro è proprio un invito a venire tutti domani, perché abbiamo diverse novità. Oltre all'intrattenimento per bambini ci sarà il teatro in pillole del Teatro Uncaudium, quindi una novità con un po' di sketch, diciamo, lungo tutta la via San Giovanni. Ci sarà, come al solito, musica popolare, tanti espositori qui in attesa quindi di poter promuovere i loro prodotti. Vi aspettiamo numerosi, insomma, venite domani, ce n'è per tutti i gusti. Noi di Polis siamo contenti di essere arrivati alla 7ª edizione e che ogni anno ovviamente ci sia un buon riscontro di pubblico. Vi aspettiamo.